più approfondisci le ricerche, più vedi le cose, più ti dici, ma in che cosa siamo? State compiendo dei sacrifici e so che non è facile. In questo momento in Europa siamo tutti italiani. He's been called a monster and he was a monster. Fino ad oggi, il sistema si è basato sulla predazione, l'esterminio e la violenza. Questo deve cambiare. Sono i popoli che si devono alzare e dire no a questo, tutti assieme, europei, africani, asiatici, dobbiamo dire no a questo paradigma. Se noi ci alziamo, il 99% della società umana, se ci alziamo, questi non possono niente contro di noi. Li spazziamo via in un secondo. Quello che cercheranno di fare, ve lo dico in parole semplici, è prendersi sempre i profitti e le perdite e scaricarli sull'umanità. Noi vogliamo una società nella quale chi governa, governa per il benessere del suo popolo. Chi governa è qualcuno che è in grado di discutere con tutti gli altri popoli in sinergia. Noi vogliamo un mondo nel quale nessuno è costretto a prendere delle barche per lasciare la sua terra natale, rischiando di morire nell'acqua per venire a fare lo schiavo in un sistema, in un paradigma basato sullo sfruttamento. Noi non vogliamo un sistema dove il ragazzo italiano è costretto di andare a fare cameriera a Londra. Noi non vogliamo un sistema in cui 1% della popolazione mondiale nascosto dietro tutte queste strutture gioisce del lavoro di tutta l'umanità, mentre il 99% è totalmente... È incredibile quello che sta succedendo nel mondo. È incredibile. Ma chi guarda un po' nella storia ti rendi conto che questi hanno sempre governato con la violenza, la democrazia delle bombe, l'attacco a paesi sovrani, a popoli che non gli hanno fatto nulla, soltanto per prendere quello che è loro, le materie prime. E si imponga alle nostre imprese di rinunciare per sempre alle materie prime che sono sporche di sangue. Se perdete il tempo ad ascoltare quello che vi dicono i media mainstream, vi fanno diventare schizofrenico, perché dicono tutto e il contrario di tutto. L'essenziale che devono dire non lo possono dire, perché i media fanno parte della struttura di sistema. Guardateli quello che raccontano, guardateli. L'Italia rappresenta un peso per l'Europa. L'Italia è un peso per l'Europa. Ma che sta dicendo? Paese fondatore, paese che dà un contributo su tutte le materie, solo con questo governo, poi se mi permettete. Vedete come questo sistema, questo paradigma criminale è capace di portare al potere delle persone malate di mente, totalmente incompetente. Prendete il caso della Francia. Un ragazzo come Macron, sappiamo tutti qual era il suo percorso. Senza partito, che non ha mai fatto niente in politica, esce da questa scuola, entra nelle banche Rothschild, esce da lì nel governo francese, fanno fuori tutti gli avversari che potevano batterlo e lo mettono al potere. Per un anno ha massacrato il popolo francese, per un anno. Nel silenzio totale. I gilet gialli si sono fermati perché il coronavirus ha fermato tutti noi. L'istinto di sopravvivenza umano ci blocca dentro casa. Però dobbiamo avere la consapevolezza, dobbiamo avere il coraggio di andare in fondo alle cose. Tutti quanti ci dobbiamo
prendere un minuto di riflessione e guardare il mondo nella sua realtà, che di continuare a fingere a parlare di diplomazia, di politica, alla Cina. No! È tutto sbagliato! L'umanità deve partire su un nuovo concetto basato sull'essere umano, sulla dignità umana, sul diritto di ogni essere umano di vivere in pace e in dignità su questo pianeta. Punto! Il resto sono stronzate! Io in tutto questo scenario non vedo un politico di tipo keynesiano che, come lo dice questo professore italiano, Valerio Malvezzi, l'economia umanistica. Ma sono concetti che questi qui per loro non ci pensano nemmeno. È il sistema che è sbagliato, è lì che va tutto cambiato. Finché il sistema non verrà cambiato, che vince Trump, che perde Trump, che vince la Cina, che perde la Cina, che diventa, vince la Russia, che non cambia nulla. Siamo nello stesso paradigma. Oggi dobbiamo creare un mondo nuovo, dobbiamo creare un mondo in cui la dignità umana viene prima di tutto e che il denaro è solo un mezzo di scambio tra gli esseri umani, accettato da tutti quanti. E basta, il resto sono solo prese in giro. O affrontiamo il mondo guardandolo nella realtà e dicendo no, queste cose non possono più funzionare, bisogna cambiare rotta a 360 gradi, oppure ci prenderanno in giro. Oggi siamo nel coronavirus, domani chissà in che cosa saremo. Non perdiamo speranza, non perdiamo speranza, perché ci sono delle forze bianche che lottano contro queste due piramidi, ed è una guerra contro l'umanità che l'umanità può vincere, basta volere.